Ci troviamo a Castellabate presso Villa Matarazzo per un appuntamento importante organizzato dai Lions Club Castellabate Cilento Antico e siamo con il presidente Guido Manente per la presentazione di un testo, di un libro altrettanto importante del professor Luca Richeldi. Un libro che tratta insomma un po' di una sintesi di quello che è stato, di quello che abbiamo vissuto in 2 anni di pandemia. Sì, il professor Richeldi ha aderito al nostro invito quando siamo venuti a conoscenza di questo suo primo libro che parla della tubercolosi e della pandemia che abbiamo attraversato fino ad oggi. Lui è innamorato di Castellabate, innamorato del Cilento in quanto Giambattista Vico è guarito nel Palazzo Vargas. Allora una sera a cena si parlava di questo e da lì, da una cena, è venuto fuori: organizziamo la presentazione del libro. Quindi noi Lions ci siamo offerti a far sì che la gente conoscesse questa storia e toccasse con mano quelli che sono stati questi 2 anni. Perciò il professore si è reso disponibile, io ringrazio lui, ringrazio Manuela Moreno che starà con noi e tanti altri suoi onorevoli colleghi che parteciperanno alla serata. Grazie ai Lions Club Castellabate Cilento Antico, la città di Castellabate si è fregiata della presenza del professor Luca Richeldi, insomma, per presentare il suo libro Il Tesoro Leggero. Sono stati 2 anni che ci devono fare riflettere su quello che abbiamo vissuto. Nel bene, perché ci siamo comportati direi complessivamente bene, ricordiamoci gli alti tassi di vaccinazione, il fatto che siamo stati il primo paese colpito, il fatto che abbiamo messo in piedi strumenti anche di sorveglianza molto sofisticati e anche in quello che magari non ha funzionato così bene, un po' i deficit della medicina territoriale, alcune polemiche eccessive. Credo che dalle esperienze è sempre bene imparare. Quello che dobbiamo tenere, il nostro servizio sanitario da rafforzare, da valorizzare e quello magari anche da cambiare negli atteggiamenti delle persone. Credo che in futuro questa esperienza ci renderà un po' più capaci di affrontare il nostro tema della salute e più pronti in caso, speriamo non succeda, si dovessero ripresentare situazioni simili. Nel suo intervento di chiusura lei ha ribadito l'importanza della vaccinazione, quindi nel periodo autunnale di recarci, insomma, a vaccinarci, insomma, nelle sedi preposte. Però una curiosità. Negli anni trascorsi abbiamo combattuto con diversi virus e il nostro organismo si è immunizzato. Perché non si riesce invece con il coronavirus ad immunizzare le persone? Questo è uno dei temi che sono, diciamo, difficili. Primo, è un virus completamente nuovo, cioè un virus che è arrivato sulla popolazione senza che nessuno di noi l'avesse mai visto e quindi senza che nessuno di noi avesse nessun tipo di immunità difensiva. Secondo, è un virus che ha delle caratteristiche che si stanno evolvendo nel tempo, vediamo queste varianti, no? Che possono sfuggire anche a un'immunità precedente, sia vaccinale che naturale. E quindi è un virus che ancora ci deve lasciare, non dico preoccupati, ma attenti a sorvegliare la situazione. Certamente, come ha ben detto lei, una delle poche cose che sappiamo dovremmo fare in autunno è una campagna vaccinale, certamente anti-influenzale, altri vaccini tipo l'antipneumococcico, ma anche verosimilmente un vaccino aggiornato per il coronavirus che ci proteggerà per il prossimo inverno. Ultima domanda, nel primo e nel secondo anno che abbiamo vissuto, insomma, per quanto riguarda la pandemia, i maggiori esperti ci hanno sempre detto che in estate il virus si spegne, il virus perde potenza. Ora siamo nel pieno dell'estate, abbiamo un picco di contagi esasperante. Come mai? Quello che noi ci siamo basati su quello che sapevamo, ad esempio, dei virus respiratori tipo l'influenzale, no? In cui classicamente in estate abbiamo meno contagi e abbiamo meno casi. Ora, questo virus è un virus che è cambiato, soprattutto nell'ultima variante, è diventato un virus estremamente contagioso, estremamente trasmissibile, fortunatamente meno pericoloso per il nostro apparato respiratorio. Quindi questa circolazione è una circolazione molto alta, appunto perché il virus ha una grandissima trasmissibilità.
Fortunatamente questo non si è tradotto in un incremento di ricoveri e di morti proporzionale al numero dei casi. Quindi, se vogliamo essere ottimisti, dobbiamo vederlo come un elemento positivo che diffonderà l'immunità, ma anche, ci dice anche che è un virus che ci può giocare degli scherzi inaspettati e che è molto difficile prevedere nel futuro. Secondo lei con il vaccino e con aver contratto il Covid anche più di una volta, quanto c'è possibilità, insomma, di ricontagiarsi? Beh, noi sappiamo che le reinfezioni ci sono e il tasso di reinfezioni sta aumentando, soprattutto per le persone che hanno avuto o l'immunità artificiale da vaccino o l'immunità naturale da malattia molti mesi fa. Quindi la reinfezione è una possibilità, può accadere, non ci deve spaventare, soprattutto non ci deve spaventare più di tanto perché, appunto, come dicevamo, fortunatamente questa variante per il momento è una variante che tende a provocare meno danni gravi, soprattutto nelle persone vaccinate e in quelle con un sistema immunitario efficiente. Un'ultimissima domanda, è la prima volta che viene a Castellabate, come la trova? La trovo straordinaria, ho trovato una cura del territorio. Io poi vengo da Roma, dove purtroppo queste cose sono molto più difficili da ottenere, ma la cura delle aiuole, la pulizia delle strade, la illuminazione, diciamo, ovviamente la simpatia e l'ospitalità delle persone ne fanno un luogo assolutamente straordinario.